Salve, io sono Dario. Benvenuti su Docu Classic Italia. Nella clip di oggi, tratta dal documentario Gli ultimi boscimani del Kalahari, l'antropologo John Marshall sta cercando una tribù che ha abbandonato la terra di Habe a causa di una pompa per l'acqua che si è rotta e che non è mai stata riparata. La spedizione segue le antiche piste della selvaggina nella speranza di rintracciare la popolazione di Habe. E un pomeriggio di settembre, al tramonto, trovano finalmente la gente che stavano cercando, gli abitanti di Habe. Dicono che hanno abbandonato Habe da 4 mesi, spostandosi verso nord nel bel mezzo della stagione secca, per arrivare fin qui dove hanno dei parenti. Da quando hanno lasciato le loro case, non hanno più trovato acqua, eccezion fatta per quella ricavata dalle radici e dai meloni. Avevo già visto la sete, ma mai così terribile. Con calma e pazienza hanno spartito tra di loro l'acqua che eravamo in grado di offrire. Il gruppo contava 42 persone. Ho incominciato a chiedermi come siano riusciti a sopravvivere. La situazione era aggravata dal fatto che volevano mantenere in vita anche il loro bestiame. Era incredibile che degli esseri viventi avessero potuto sopravvivere così a lungo senza bere. Per capire come avessero potuto farcela, ho dovuto conoscerli, imparare il nome di ciascuno e i rapporti di parentela, che da sempre è la chiave per la sopravvivenza tra i boscimani. Dopo averli conosciuti uno per uno, sono riuscito a capire quali famiglie si erano imparentate attraverso il matrimonio. Gli Habe erano imparentati con una popolazione vicina che era tenuta ad aiutarli appunto per obblighi di parentela. Queste capanne vengono costruite in previsione delle prossime piogge che si spera non tardino a venire. Ma l'acqua purtroppo si faceva attendere, la gente temeva che forse non sarebbe affatto piovuto e tutti i meloni, mi dissero, erano già stati raccolti. Non possedendo meloni, gli Habe dipendevano dai loro parenti, che comunque non ne avevano molti da spartire. I meloni bastavano appena per dissetare gli uomini. Non era stato possibile darne alle capre, che ormai avevano vissuto per 4 mesi grazie a quel poco di umidità che erano riuscite a ottenere da foglie secche e sterpi. Un solo animale poteva godere del privilegio di mangiare i meloni, un cavallo di nome Vedia. Anche se era di proprietà di un solo uomo, Mipuro, tutti gli davano da bere. Il privilegio era dovuto al fatto che con questo cavallo Mipuro andava a caccia per tutta la sua gente. Era da molto tempo che non mangiavano più selvaggina di grande taglia, poiché la sete aveva indebolito il cavallo. I meloni ormai servivano esclusivamente a tenerlo in vita. Per mantenere il popolo in vita non bastavano i meloni in regalo. La loro sopravvivenza dipendeva come sempre dalle donne.
dalla loro conoscenza di molte piante, dall'acutezza della loro vista per individuare anche i più piccoli rampicanti, dalle loro braccia esili ma forti. Per il 99% della sua storia, l'umanità si è dedicata alla raccolta o alla caccia, vivendo in piccole comunità organizzate in modo flessibile e basandosi su una vasta e approfondita conoscenza del proprio ambiente. Le radici che le donne scavavano da sotto la sabbia avevano incamerato acqua sufficiente agli Jade per affrontare la lunga stagione secca, ma non ce n'era abbastanza per dissetare anche gli animali. Nella calura di mezzogiorno, le bestie e i loro padroni cercano riparo all'ombra degli alberi. Quella che poteva sembrare una grande pace non era altro che la spossatezza indotta dalla sete. La sete non ti dà mai tregua. L'unico modo per superarla è di fare il meno possibile. Anche i bambini hanno accettato la possibilità di morire, che non è mai troppo lontana. Gli uomini dicono che le capre stanno morendo, che anche i bambini moriranno e che tutto il popolo morirà di sete, perché sono già più di 3 mesi che sono qui senza acqua da quando hanno lasciato Kade. Non potevano andare oltre. Non c'era nessun posto in cui le loro bestie avrebbero potuto dissetarsi. John Marshall cerca di capire quali intenzioni hanno ora e se esiste un modo per aiutarli. Gli uomini vogliono tornare a Hade. Dicono che vogliono raggiungere i luoghi dei loro antenati, là dove sono morti i loro padri, dove intendono morire anch'essi. Vogliono raggiungere Hade, la terra dove sono nati. Non avevano né i soldi né le risorse necessarie per riparare la pompa rotta del villaggio a Hade. Abbiamo promesso di procurare i pezzi di ricambio e di ripararla. Hanno accettato, senza rivelare alcuna emozione particolare. L'autocontrollo è indispensabile in una società molto piccola e altrettanto lo è la partecipazione alla vita espressiva e spirituale della comunità. Per sapere di più sui boscimani I Kung e sulla vita di John Marshall, potete seguire il link nella descrizione in basso a questo video. Per vedere altre grandi clip, iscrivetevi a Doku Classic Italia e cliccate sul tasto della campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle pubblicazioni dei nuovi video.